Vado? Sì. Consigliere Tito, buongiorno. Oggi è stata una giornata importantissima. Finalmente si chiude la prima fase del piano strategico, i comuni possono stare tranquilli, arriveranno i fondi e ci saranno questi progetti. Oggi è una giornata bella per tutta la comunità che rappresentiamo. Con la delibera che abbiamo trattato, chiudiamo il primo asset del piano strategico, finanziamo 250 milioni di euro, cui i comuni da domani mattina potranno finalmente beneficiare dei contributi e partire con le opere. Quindi stiamo parlando di un investimento di grandi dimensioni, qualcosa di straordinario per il territorio. È forse il primo piano strategico che si fa nelle città metropolitane, è qualcosa di eccezionale grazie all'intuizione del sindaco metropolitano, grazie al lavoro di tutte le forze politiche che siedono in consiglio metropolitano. Abbiamo ottenuto un grande risultato che ci rende felici, ma allo stesso tempo ci rende felici perché abbiamo dato delle risposte operative nei fatti e concrete alle comunità che rappresentiamo. C'è solo un'obiezione, il progetto non è stato votato dai componenti del suo partito al Consiglio Comunale, lei l'ha detto oggi in Consiglio Metropolitano. Beh, questo dispiace, sono dinamiche politiche che avranno un momento di chiarimento su questa questione quando parliamo di risorse importanti. Cito il Comune di Napoli, risorse per 90 milioni di euro, invitavo tutti i consiglieri metropolitani a fare un discorso diverso dall'azione politica messa in campo nel Comune di Napoli.